Buongiorno, vi ricordate? Moco mucone, devo buttare. Vi ricordate la mia bellissima casa ieri tutta pulita? E buongiorno. E stamattina stiamo svuotando tutto l'armadio a muro che vi ricordate aveva costruito Lillo. Questo, la scarpiera Billy. Sì, l'ho buttata. Questa era la scarpiera Billy, vabbè, chi ha visto il room tour se lo ricordo, l'home tour, la scarpiera Billy che ci serviva per chiudere sta nicchia, che però era molto più profonda di quanto lo fosse la scarpiera, e quindi Lillo ci ha preso un'altra scarpiera Billy che ha fissato al muro, ci mise qui le calamite e creò appunto questo spazio in modo che poi si chiude il tutto e rimane tutto in ordine. Là che c'è? Anche lo sgabuzzino, a Pippi. Questo qua stiamo svuotando. No, lasciamelo, quello per le finestre è top. Quando ma stato... qui no, ma per casa nuova sì. Ma perché mi scordo lì? Ma dimmi quando è stata l'ultima volta che l'hai usato. Forse la macchina del gas. Quando? 10 anni fa. Secondo però... me una cosa che so 10 anni che è riposta in ripostiglio, può essere utile. Vabbè, però là, perché stava nel ripostiglio, me la sono scordata. Portala. Stavo dicendo, anche il coso per i pelucchi del materasso puoi portare via intanto. Poi a casa nuova voglio trovare una sistemazione a portata di mano. Quello che stiamo facendo appunto è togliere tutto quello che non stiamo utilizzando da tempo, insomma, che non è che ci serve tutti i giorni, e portarlo a casa nuova e metterlo sul soppalco, in modo pure che quando faremo sto trasloco non ci troviamo carichi di roba, e quindi con la scusa buttiamo anche le cose vecchie o comunque inutilizzabili. C'avevo un sacco di posate invece per dire nuove che non ho mai utilizzato e le sto passate amica mia Silvia. Lì che c'è? Scarpe da gattina. Quelle sono scarpe da volute. Oddio, sono quelle dei Snoopy. No! No, vabbè. Ma guarda, in uno sgabuzzino ce ne stanno a... Oddio, dammi un po'. Le scarpe così. Le cose ce ne ho avute due paia. Cioè, guardate, non abbiamo buttato niente di Stefano. Guardate, sicuramente ve ricordate. E guardate queste de Snoopy che a me mi sembravano enormi. No, vabbè. Guardate che meraviglia. Ragazzi, siamo quasi a mezzogiorno e siamo a carissimo amico. Mi ho messo a pulire tutte le mensole lì, le abbiamo svuotate. Siamo veramente incasinati. Guardate come stiamo. Guardate come stiamo. Un trasloco anticipato praticamente. Guardate qua. Siamo veramente in alto mare, che poi non è che c'hanno tutte queste grandi cose, è solo che sono cose grandi che comunque occupano un sacco di spazio, e poi metteteci pure che a tante cose ci siamo affezionati e quindi magari non riusciamo a liberarcene ancora, no? Però vabbè, piano piano faremo tutto. Butti mentine pure? No, queste è scemo, queste ne butto. Ma sono vero, sono finte. Ma le mortacci sembrano di plastica, sono... Capito, Lillè, tu ti sei voluto tenere bottiglie di vino rancido. Scusami, io mi devo buttare piantine. Cioè, quelli perché sono brunelli di Montalcino che hanno 40 anni e tengo. Sì, ho capito, ma bere non si fanno bere perché sicuramente perché ne abbiamo aperto uno e faceva schifo, te lo ricordi? Certo, perché sono state conservate male. Però... E appunto, però io mi devo tenere quelle bottiglie impolverate. Io mi tengo le piantine. Ma guardate quanto so carne. Ma mamma, regalate mia sorella lì. Mondo vai. L'overboard è in carica perché il nanetto ce va seduto. Lì ci sono cose che devo dare via. La tendina di Stefano di quando era piccolo. Ma è carico perché io l'avevo caricato. Amo. Lillè, non è il caso. Lillo, non è il caso. Niente, a lui questo overboard proprio. Dai, sta, fa attenzione perché se cadi qui ti fai male, c'è un sacco di casino lì. Finisco di mettere in ordine, cioè il caos. Pensate quando dobbiamo traslocare. Ci saremo già avvantaggiati. E mo arriveranno, ma quando vi traslocherete? Non lo so. Vai. Papà, io mi sciabatte. Fagli tanti a mamma come con loro. Però prima mi avevo fatto entrare le sciabatte. Mamma, non è che io le sciabatte. Dove te le sei tolte? Le sei in camera. Da solo, mamma. Però se ti leva. Fagli vedere. Mamma.
Il cassetto. Aspetta. È che io non riesco più a mettermi. Dai. Ah, tu ci fai giretti così. Oddio, ma se gira tutto, sta... Attenta la testa, oh. Oh, madonna. Ho visto, amore. Raga, stiamo veramente a fan trasloco. Guardate la roba. E c'ho pure l'altra a mezza alle gambe. Ah, ma vieni pure tu anche. Adesso andiamo a posare sta roba a casa nuova e poi ci fermiamo a mangiare al ristorantino e mi devo mangiare un piatto di pasta, oggi c'è proprio bisogno dei carboidrati. Comunque ieri sera quel riso era buonissimo, vero lì? Vabbè, amo pezzi, io sì, parlo del fatto che era una cosa confezionata, era proprio buono. Cioè... Ieri il piattino a pepe. Mamma, mo vediamo, tu vuoi il riso alla crema di scampi? No, voglio quella la pasta dentro. Vuoi la pasta come la mia? Sì, però dentro il piattino. Amore, non mi ma vabbè, gli dico, vabbè, ma tu non ti preoccupare, che poi se la mangiamo noi, sta, c'è problema, vero lì? Ci sono problemi. Lui vorrebbe mangiare. Lui vuole il piatto che mangio io, vero? Quello con gamberi e zucchine. Vuole la pasta quella che mangio io. Vabbè, andiamo ragazzi. Ci abbiamo la casa ancora sotto sopra, però mi dà soddisfazione perché mi porto un sacco di cose. I girasoli si girano, le piante grasse si alzano. È come girasole, è quello che girasole si gira dalla parte del sole, quindi si alza. Questo cerca la luce, che è diverso, amore, anche sì, ma ecco, è una pianta che vuole sempre la luce come il girasole. Il girasole vuole il sole. Sì. Questa, anche se sta dentro casa, cerca la luce, va messa in un posto tipo la cucina, anche se non c'è il sole diretto, capito? Mamma, guarda quelli! Ho visti, stanno pure fiorendo, guarda, c'è i fiori sopra. Ma io quelli dicevo, stai, quelli alti alti. Pensavo quelli. No, quelli altissimi, c'hanno pure i fiori sopra. Allora, abbiamo fatto sto mezzo trasloco. Poi siamo arrivati davanti al ristorante e c'era scritto Bancomat guasto. Te pare, mio marito diceva, mo sentivo, ultimamente porta una sfiga quello che vabbè, sa, tira da solo. E quindi abbiamo visto che c'era una banca, soltanto che era impossibile entrare, quindi abbiamo fatto tipo un giro. Sì, amore, e abbiamo capito che insomma se entrava da qui, speriamo che riesca a prendere. Ce l'avevamo qualche soldo, ma non troppi, ecco. Quindi io poi pensavo di averci dei soldi, invece ieri sono andata al mare e ho lasciato il portafoglio a casa perché non me lo porto mai. Prendo giusto qualche spiccio. Vabbè, c'ho una fame, raga. C'ho fame e c'ho anche sonno. Perché stamattina poi mi sono svegliata presto. Perché questo sta a morire. Mo beviamo. Ieri mattina quando ci siamo svegliati verso le 7:15, 7:30, stavano a fare sapore di mare 1. E io e Lillo ci andiamo matti. Penso che in qualche video l'abbiamo anche detto, sappiamo a memoria. E quando sono andata a dormire ieri sera ho detto chissà se domani mattina fanno il 2. Quindi mi sono addormentata con sto pensiero di domenica mattina, ma chi ci fa sveglia a 6:07? E invece quando ho sentito Lillo che ha acceso la televisione, ho sentito una scena del film, cioè ho sentito una musica e ho capito che stavano a far sapore di mare 2. Quindi mi sono alzata 7:15, così mi sono messa sul divano e mi sono vista il film con Lillo. E poi mi sono fatta una bella colazione, 3 fette di pane tostato col miele, i mirtilli e un buon caffè lungo stamattina. Però non ho fatto lo spuntino, infatti c'ho fame. Infatti speriamo che Lillo si sbriga pure, perché a sto ristorante sono un po' lenti. Mamma mia, c'ho una fame, regà, da morì proprio. Non so quanto renda, perché magari da qui non sembra buonissimo, ma sono tonnarelli con gamberetti, zucchine e pecorino. Pure il bombolotto se fosse stessa pasta di mamma. Lillo, bottarga e vongole. Wow, ragazzi. Guardate la meraviglia di questa fritturina. Sentite? L'odore, lo sentite? Oh mio Dio, ma perché mi perde il fuoco sta stronza? Aspetta lì. Giustamente dopo aver mangiato come buoi. Buoi si dice? Che fai? Non tu fai in giro dalle pannelle? Meno male. Oh, vi ho detto aspettatemi! Ma come lasciate il parcheggio? Così mi rapisco. Siamo dalle pannelle perché vogliamo andarvi delle pitture per casa. Perché in realtà mi chiedete tutti gli aggiornamenti su casa. Aspettatemi! Mi chiedete tutti gli aggiornamenti su casa. In realtà diciamo che non siamo proprio a un puntaccio. Pulpinella!
coccinella. Mo glielo spiego a papà sta cosa delle coccinelle. È una cosa che riguarda mio zio e mi sta capitando. E stiamo guardando sempre gli arredi da giardino, ma questi non mi piacciono. No, assolutamente. Perché si sporcano tutti. A me sinceramente piace molto questo. Guardate che bello. Mi piace perché anche... Sì, ma mi piace perché poi le sedute si possono pulire perché sono tipo... Sì, era comodo, vero? Questo mi piace tantissimo a me. Ma questo da mettere però dalla parte dietro, dicevo io, non dalla parte avanti. Appena scendi le scalette di qua, no? Dove ci stanno i garage, poi magari ci mettiamo un vaso. Oh mio Dio, guarda questo! Questo è bello, però questo mi piace di più per lo stile che abbiamo scelto per casa. È bello, però fa caldo con quello, secondo me. Poi, sai che c'è, amore, che quello è tessuto, amore. Per lavarlo, quello è un problema, eh. E dicevo, dove siamo? Oh mio Dio, siamo... Diciamo a buon punto, diciamo che se c'erano, perché Lillo per i pavimenti questa volta ha bisogno di aiuto perché abbiamo preso un formato 60-60, ci sono dei piccoli problemini, quindi mi ha detto preferisco che mi danno una mano per il pavimento e naturalmente nessuno ci è venuto a dare una mano, cioè tutte le persone che avevamo chiamato ad agosto erano pieni zeppi per la chiusura lavori e poi sono andati in vacanza e quindi stiamo aspettando settembre perché in realtà... Diciamo che il grosso è fatto e una volta finito quello poi dobbiamo ordinare la cucina che ci metterà insomma il suo tempo e tutto quanto. Però dai, siamo a buon punto. Comunque per l'esterno questo ci piace parecchio. Poi ripeto, non vi do da spiegare che tessuto è, però vedete questo con una pezza si pulisce, poi è tutto d'acciaio. Anche questo è molto bello ma è tutto in tessuto quindi diventa veramente molto scomodo. Stiamo facendo una scampagnata, mo ci buttiamo di sotto, siamo in fissa, aspettate, a parte che per aprire lo sportello guardate che mi è successo, non so se si riesce a vedermi, guardate dove mi si è rotta l'unghia, vabbè, sento tuoni, abbiamo lasciato la macchina lì, so che non si fa ragazzi, vogliamo scendere giù nei boschi qua, nei prati, perché vogliamo andare a prendere le more. Lillo, però non abbiamo una cosa dove metterle. Dove le mettiamo? Vogliamo andare a caccia di more. Ci stanno i serpenti. Lillo, aiuta Stefano. Dammi la mano. E a me chi me la dà, raga? Devi scendere là, no? Così. Non mi uccido, Perché ci volevamo fermare pure vicino al mare, però quella strada della pontina è... Quella strada della pontina è terrificante, pieno di insetti. Vediamo un po'. Sono secche. Queste sono secche purtroppo. Sì, ma da qualche parte tuona, Niente, non ci è andata bene. Niente more. Sì, però sta tuonando, Mi dico che c'ha pure del ragno violino, c'ha ragione. Che bello andare in giro per i boschi. Io quando ero piccola con mia nonna ci avevamo una casetta a Monte Compatri e spesso ci portava per i boschi, però sempre con i bastoni, no? Per paura dei serpenti. Che bello, è bellissimo stare qua. No, non ci sono tutte secche, il grande caldo deve averle. Cosa che c'è? Troppo caldo. C'è lo strapiombo? Sì, c'è il torrente. Il torrente? Sì, quindi sta la sorta di marana, no? Aspetta. Vedi? Non riesco a... C'è un fosso, no? Pensa che quando andavamo al buco con la mamma con Miriam, con Fiorella, c'era tipo un ponticello e dovevamo passare su un torrente. Vabbè, adesso dobbiamo ritornare alla macchina. Niente, ci è andata male, non abbiamo trovato le more. Vuole salire da lì, ma mi sa che non so se ce la facciamo. Proviamo? Proviamo. Attento a non schiacciare cacche. La famiglia... No, c'erano, come no, ho visto io. La famiglia di Orucci non si arrende. Guarda le formiche, stai sopra un formicaio, stai. Guarda quante! No, guarda come prendono il cibo e lo portano dentro i formicai. È grande questo formica, considera che è tutto questo, guarda, via fino laggiù. Tutta l'area interessata sì. È questa, guarda. Guarda la strada che hanno scavato nella terra.
Guarda, no! Guarda, Stefano, guarda, proprio, guarda. Guarda, hanno scavato talmente tanto, hanno scavato un solco nella terra. Pensa quanto hanno camminato. Vabbè, le formiche sono insetti eccezionali. Guarda, niente. Le formiche sono insetti eccezionali, animaletti eccezionali, secondo me. Guarda, vieni. Guarda, oh! Mazza quanto hanno camminato. Qua. No, torna indietro da qui, mi sa, sì, eccolo, guarda. No, no, guarda, rifà tutto il giro, sì, di qua. Ci hanno fatto tutto un giro, raga, qui mo becchiamo un acquazzone. Allora, tornate qua. Gira qua e torna lì, hanno fatto la doppia strada, hai visto? Sì. Va, risaliamo da là. Ma però se io riesco a risalire. Sì, ma è bella ripida lì, eh. Hai detto? È bella ripida, eh. Ma qui si lava la cantone. Un altro formicaio qua. Poi c'ho paura di schiacciarle. A parte che le formiche sono resistenti. Attenti che c'è una pure a qualche buca, troviamo. Io so pure, solo del ragno lì. Sì, però attenzione. Lili, ma siamo sicuri che passiamo da lì? Deve essere capace sta lì, eh. Perché, attento, sì. Dai, dai, mammi, guarda che... A stai, guarda che... Mo si ammazziamo. In corsa. Come? In corsa. Non ce la faranno mai. In corsa, su? Non ce la farà mai. Aiutate con la spada. Poi se... No, ce l'ha fatta, oh. Certo. Vai tu, io sarò l'unica che non ce la fa. Oh mio Dio. E io? No, no, raga, se non gliela faccio a salire. Mamma, io ce l'ho fatta, ce devo fare io. Siamo grandi, famiglia Chiarucci. Ammazza. Siamo stati grandi, oh. Dai, salta in macchina. Amore, anche tu non ci riproviamo, eh? Sì, un altro inverno. Giorno. Ci riproviamo, dai. Inverno. Ci dobbiamo riprovare, aia. Regà, oggi proprio un tour de force, Papà. Aspetta la cintura. Non siamo andati proprio dentro lo strapiombo. Amore, perché dobbiamo venire prima di tutto attrezzati. Pantaloni lunghi, scarpe tipo anfibi. Un giorno veniamo a fare una scampagnata, va bene? Sì, guarda quelli! Pensate che alle 7:30 noi siamo addirittura di arrivo? Manco più cazzo! Guardate! Mi stai chiamando? Guardate come siamo messi, ragazzi! Guardate come siamo messi, ragazzi! Guardate qui, guardate ancora qui, perché stiamo... Vabbè, qui siamo stati bravi, abbiamo messo tutti i libri della cucina perché in cucina comunque si stavano impolverando. Qui ci ho messo, diciamo, i miei libri che avevo nella cesta, ma anche in camera si stavano impolverando troppo e oltretutto sotto la finestra c'è stato il diluvio e hanno rischiato di, come dire, di bagnarsi tutti. E qui abbiamo di nuovo cercato di sistemare. Quindi lì è da finire ancora, però ecco, stiamo piano piano cercando di lasciare qui... Che c'è qui che esce fuori? Non c'ho bottina. E voilà, vabbè, cercare di lasciare aperta la scarpiera, quella moda lì va tolta. Per ora l'angolo che abbiamo sistemato è questo. Le ceste dei panni sporchi, che ce ne stanno tre, di cui adesso sono due di Lillo e una mia. Qui c'è quella di Stefano, tutti i miei detersivi, cianfrusaglie inutili, no inutili no perché vabbè qui ci sono le cose di Pippi, qui ci sono tutte le batterie vecchie che vanno poi portate, insomma non le vanno buttate, gli insetticidi che stanno in alto, il mio casco dopo quando andavo un motorino, il collare di Pippi, il presepe e quella è la mia scatola dei ricordi, quindi insomma roba inutile nel senso che non serve. E ce la faremo. E guardate qui. Bene. Diciamo che abbiamo finito. Quella sta qui perché è la bici che abbiamo portato dai miei ma si è bucata, quindi l'abbiamo portata qua per ripararla e riportarla da mia madre. Quelle sono cose che devo portare a mia madre. Il mio lettino che prima ce lavoravo da portare via. Lì ci sono altre cose che vanno guardate. E abbiamo finito alla modica cifra delle 21:07. Ma meno male che siamo usciti un po' in modo che Stefano è uscito e si è un attimo svagato.
Però certo, a noi ci ha portato via ancora più tempo. Comunque, la cucina non è finita, però siamo riusciti a togliere tutta quella roba da qua. Questo angolino diciamo che mi piace abbastanza. Questo lo odio, però ci stanno tutte cose che ci servono qua dentro. E quindi tutte queste scatole sinceramente non mi piacciono affatto. Quindi pensavo di mettere tutte le scatole su e magari giù i vasetti. Vabbè, mo vediamo. Siamo stanchi, Lillo si è andato a fare una doccia, lo sto invidiando. E adesso appena esce lui vado io, ma mi sa che manco ceniamo stasera. Cioè tipo un frullato e via, perché siamo talmente stanchi che ci abbiamo proprio il volta stomaco. Io manco mi sono truccata. Tra l'altro ho incontrato una gerberina, si chiama Marianna, l'ho incontrata al Mac mentre siamo andati a prendere un gelato. Proprio un attimo, velocissimamente, perché pure lei c'aveva i bimbi, mi ha fatto un sacco piacere. Mi dispiace che non ci siamo trattenute più di tanto a parlare, però lei era carica dei vassoi, mio figlio che voleva il gioco del Mac e n'aveva capito che con l'app col gelato non te davano il mer gioco, vabbè. Non ce la faccio manco a parlare. Comunque, io spero che comunque vi abbiamo tenuto un po' di compagnia e ci vediamo presto. Eh?